spada nascosta tra le sue piume vi possa ferire, e quando esso vi parla, credetegli, sebbene la sua voce possa frantumare i vostri sogni come il vento del nord devasta il giardino, poiché proprio come l'amore vi incorona, così vi crocifiggerà. Com'è per la vostra crescita, così favorisce la vostra potatura, proprio come sale fino alla vostra altezza per accarezzare i vostri più teneri rami che tremano nel sole. Così esso scenderà alle vostre radici per scuoterle, dove esse sono sino a rendervi candidi, vi impasta sino a quando non sarete flessibili, e poi vi cede al suo sacro fuoco affinché voi possiate diventare pane sacro per la santa mensa di Dio. Tutte queste cose farà a voi l'amore affinché possiate conoscere i segreti del vostro cuore. In quella conoscenza diventerete, in quella conoscenza diventare così un frammento del cuore della vita. Ma se per cercherete dell'amore soltanto la pace e il piacere, meglio sarebbe allora per voi coprire la vostra nudità, uscire dall'aia dell'amore ed entrare nel mondo senza stagioni, dove voi riderete però non tutto il vostro riso e piangerete ma non tutte le vostre lacrime. L'amore non dà nient'altro che se stesso e non prende nulla se non dà se stesso. L'amore non possiede né vorrebbe essere posseduto.
pensieri, poiché essi hanno i propri pensieri. Potete dare alloggio ai loro corpi, ma non alle loro anime, poiché le loro anime dimorano nella casa del futuro, che voi non potete visitare neppure in sogno. Voi potete sforzarvi di essere come loro, ma non cercate di renderli simili a voi, poiché la vita non va all'indietro e non si trattiene sullo ieri. Voi siete gli archi dai quali i vostri figli vengono proiettati in avanti come frecce viventi. L'arciere vede il bersaglio sul sentiero dell'infinito ed egli vi tende con la sua potenza in modo che le sue frecce vadano rapide e lontane. Lasciatevi tendere con gioia dalla mano dell'arciere, poiché come egli ama le frecce che volano, così ama pure l'arco che è stabile. Devo dire che questo passo è molto bello. Mi è piaciuto soprattutto una parte del futuro. Solo a mettersi una lavatrice.
insieme e siate gioiosi, ma fate che ognuno di voi possa star solo. Come è bello l'esempio, è bellissimo questo esempio, come sole sono le corde del liuto, sebbene vibrino nella stessa musica. Fa un paragone bellissimo, come per esempio appunto le corde di uno strumento musicale sono singole, vicine, singole, insieme, danno l'armonia, non stanno appiccicate, perché se stessero appiccicate non riuscirebbero a vibrare insieme, stonerebbero.